ricordata ad Agrigento la giornata internazionale delle vittime della strada. Al liceo classico e musicale Empedocle, premio per un progetto sull'ambiente. Intensa attività dei carabinieri nei territori di Naro e Porto Empedocle. Arrestato a Palermo il nuovo capo del mandamento di Ciaculli. Il Consiglio Comunale di Favara approva il bilancio e apre le porte alla stabilizzazione dei precari. La crisi dell'Acragas, solo voci e tanta confusione. Il punto sulla terza categoria e un servizio sul campionato di pallamano maschile di Serie B. Benvenuti su TVA Notizie. La giornata internazionale delle vittime della strada è stata ricordata anche ad Agrigento. Il servizio di Davide Sardo. Dal prossimo gennaio, non senza polemiche già in atto, scatteranno gli aumenti delle sanzioni da pagare per le infrazioni al codice della strada, soprattutto per coloro sorpresi alla guida con cellulare o dopo aver violato il semaforo rosso. Nel frattempo, come certificato dall'Istat, nei primi sei mesi del 2024 è aumentato rispetto allo stesso periodo del 2023 anche il numero degli incidenti stradali con feriti o deceduti. In Sicilia lo scorso anno sono avvenuti 10.830 incidenti stradali che hanno causato la morte di 241 persone ed il ferimento di altre 15.855. Rispetto all'anno precedente è stato registrato per il numero degli incidenti un più 3,7%, per quello dei feriti più 4,3% e delle vittime più 6,6%. L'indice di mortalità diminuisce nella provincia di Agrigento, rimane stabile nelle province di Palermo, di Messina e di Ragusa e cresce in tutte le altre province. Adesso ricorre la giornata internazionale per le vittime della strada e sono state organizzate diverse iniziative di sensibilizzazione all'educazione stradale, soprattutto nelle scuole. Ad Agrigento, al mattino di oggi, una manifestazione in piazza Cavour. Lei ha perso suo figlio a causa di un gravissimo incidente stradale. Il ricordo è sempre presente, è impossibile dimenticare quella giornata. Sì, io l'ho perso il 22 agosto del 2017. Rappresentato in questa foto, questa giornata appunto è il ricordo delle vittime della strada e si ricollega a quella di ieri che era quella mondiale, però come ben sappiamo noi genitori che abbiamo perso un figlio, il ricordo ce l'abbiamo sempre nel cuore, non è quello che noi come giornata portiamo avanti come tema, o meglio lo portiamo avanti come ricordo in quel momento e a livello celebrativo, a livello memoria, perché il ricordo serva per non dimenticare e per cambiare, per il cambiamento, perché se questo ricordo è solo un momento di dolore, quello non, noi ce l'abbiamo sempre il dolore nel nostro cuore e quello che vogliamo appunto che questo ricordo sia monito di cambiamento nella società. È per quello che oggi siamo qua proprio con le scolaresche, ringraziamo un po' tutte le scuole, le istituzioni presenti, perché ci hanno dato appunto la possibilità come associazione di poter sensibilizzare con le nostre rappresentazioni insieme a quelle delle istituzioni anche militari, politiche, polizia, carabinieri, proprio per fare capire l'importanza ai giovani del dono della vita, perché però oggi noi non ci rivolgiamo soltanto a loro. Quello che vorremmo fare capire è che abbiamo la necessità, se non il dovere, il diritto di avere accanto a noi le istituzioni a livello proprio strutturale delle nostre strade, perché soltanto prevenzione non porta a avere vittime zero come si auspica l'Unione Europea entro il 2050 e che come noi come associazione italiana familiare vittime della strada stiamo cercando di portare avanti questo tema entro il 2030 come una sfida, a mo' di sfida, magari potrà essere un'utopia, però noi ci stiamo provando.
quindi il ricordo deve servire per cambiare, ricordare per cambiare. Chiediamo quindi appoggio alle istituzioni, sinergia, collaborazione massima, altrimenti possiamo rischiare di avere altre vittime, altre famiglie che piangono e altri genitori a cui non basta il giorno del ricordo della mondiale delle vittime della strada. Sì, per noi di ACI è una missione. Non facciamo solo, diciamo, riscossione di tasse automobilistiche o carrattrezzi, ma è mission istituzionale di ACI educare alla sicurezza stradale. E come ho spesso detto, è praticamente un'alfabetizzazione all'educazione stradale che deve essere impartita sin dalla più tenera età. Pertanto iniziamo dai bambini della scuola dell'infanzia e arriviamo pure con la nostra offerta formativa a coprire anche gli adulti, anche perché e soprattutto intervenire sui giovani, come la giornata di oggi, che è una giornata che ci ha visto coinvolte insieme all'Associazione Familiare Vittime della Strada e alle forze di polizia, ci ha visti coinvolti in tre giornate intense. La prima, giorno 15, sulla distrazione alla guida, che abbiamo tenuto all'Istituto Vetrano di Sciacca. Ieri, che abbiamo partecipato insieme ai familiari delle vittime della strada alla memoria delle vittime, quindi alla celebrazione della messa, e oggi sempre in sintonia con le istituzioni alla giornata di sensibilizzazione che ha coinvolto alcune scuole di Agrigento. È importantissimo perché i ragazzi spesso non sono a conoscenza di quelle che sono le regole basi e le norme basilari dell'utente della strada, perché essere utenti della strada non deve essere necessariamente portare la macchina, ma l'utente della strada è il pedone, è il passeggero, e spesso i ragazzi disattendono, non riescono a comprendere questo significato. Quindi lavorare sinergicamente, così come abbiamo fatto in ACI, istituendo anche la Commissione Mobilità e Turismo e la Mobilità e Sicurezza, voluta e presidiata dal Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, che si è insediata i primi di settembre. Il nostro obiettivo comune è essere partecipi e agire sinergicamente sul territorio per cercare di arrivare a quello che è l'obiettivo del 2050 dell'Unione Europea, è un obiettivo ambizioso, vittime zero. Siamo sulla buona strada perché diciamo che cerchiamo con le nostre azioni di divulgazione e di educazione alla sicurezza stradale di ridurre l'impatto dell'incidentalità, come? Proprio coinvolgendo i ragazzi. Proprio in questa giornata i ragazzi sono stati coinvolti e sono stati messi alla prova attraverso dei tappeti e degli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza, per far loro comprendere quali sono le normali azioni di vita quotidiana quando si esagera col bere, come vengono alterate. Al liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento la premiazione di una studentessa per un progetto sull'ambiente. Arturo Cantella. Oggi la premiazione di questo secondo contest per il clima, per una coscienza ecologica portata avanti dal Movimento per la Sostenibilità e la Difesa del Territorio. Bene, una giornata particolarmente speciale quella di oggi, perché abbiamo il piacere di consegnare un premio ad Alessia Virone, che è una delle alunne del liceo classico Empedocle, che ha partecipato al contest per lo sviluppo dell'ecologia. Diciamo che è un'occasione particolare perché dà la dimostrazione che i giovani hanno un impegno particolare e diciamo anche una coscienza ecologica che le generazioni passate non hanno dimostrato di avere. Quindi speriamo che anche per il futuro possa registrare una ottima partecipazione come nelle sessioni passate. È già partita la terza sessione, per cui abbiamo già dell'adesione di molti istituti che vogliono partecipare allo sviluppo di questo contest. Grazie. Se parliamo di questa interessante iniziativa che si è svolta qui presso il liceo classico su spunto di Compipreta.
Sì, diciamo che ancora una volta il liceo classico e musicale Empedocle è in prima linea nel trattare tematiche così rilevanti come quelle che appunto abbiamo enucleato nel bellissimo lavoro di Alessia Virone, che è vincitrice del primo premio di questo secondo contest, e cioè la coscienza climatica. È strano forse abbinare il termine coscienza al termine clima, ma noi riteniamo che sia un connubio perfetto perché non ci può essere un ambiente sano se non si vive questo ambiente con coscienza e con responsabilità. Quindi il liceo classico e musicale vuole in qualche modo veicolare quei valori che possono ancora oggi darci speranza per un futuro migliore, perché non esiste un pianeta di serie B, l'abbiamo sentito tutti, ma soprattutto cogliamo le occasioni che il territorio ci offre, con cui abbiamo piacere di collaborare, perché utili in questo progetto educativo e formativo che portiamo avanti ogni giorno con grande impegno. Quindi grazie anche al dottore Grazie Lattuca per questa opportunità che ci ha dato, ma grazie ai nostri giovani per quello che fanno nell'ordinarietà. Quello che per noi è eccezionale, per loro è normale, questo allora ci fa ben sperare, perché crediamo nella formazione e nella scuola. Sono fiera e orgogliosa di aver vinto il primo premio di questo contest perché ritengo sia importante per noi giovani avere, appunto, come diceva la dirigente, una coscienza su ciò che è il nostro ambiente, su ciò che sono le condizioni e quello che è il nostro futuro, perché principalmente è ciò che riguarda il nostro futuro. E quindi sono molto lieta di aver partecipato e di aver anche avuto un lieto aver vinto, sì. Sono qui per la premiazione di questo contest ad Alessia Virone perché lo sviluppo della coscienza ecologica nei giovani e soprattutto affrontare la questione climatica oggi è essenziale non tanto per noi ma proprio per il loro futuro. Come dice fra l'altro oggi il rinnovato articolo 9 della Costituzione che prevede che la Repubblica si debba impegnare a che sia tutelato l'ambiente e non solo il patrimonio artistico e letterario, perché se non riusciamo a mantenere in vita questa nostra terra, non avremo un futuro e queste generazioni non avranno un futuro. E devo dire che oggi come oggi l'impegno deve essere diffuso da questi giovani e sostengo e ringrazio anzi il Movimento per la Sostenibilità Ambientale, perché noi vediamo che quello che è successo è ancora in atto in Sicilia, questa gravissima siccità che evidentemente dipende da un cambiamento climatico e che illustri studiosi dicono ci porterà nel 2030, se non si trovano rimedi, ad avere un terzo della Sicilia desertificato con tutto quello che naturalmente comporta. Abbiamo visto le straordinarie alluvioni in Spagna, ma anche in Sicilia, Catania, l'altro giorno in cui in poche ore è caduta la pioggia di un anno, ci fa comprendere che i governi, i potenti, devono prendere coscienza di quella che è la situazione della nostra terra. Magari qualcuno si proietta verso Marte e quindi non ha interesse a cosa succederà nel mondo attuale. Noi invece questo nostro mondo lo vogliamo tutelare e mi fa piacere che ci siano ragazzi impegnati in questo senso. Veniamo alla cronaca. Intensa attività dei carabinieri a Naro e Porto Empedocle. Il servizio di Margherita Trupiano. Intensa attività dei carabinieri di Naro e di Porto Empedocle, i primi in collaborazione con i militari dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 38enne residente a Favara per detenzione illegale di arma clandestina. L'intervento è scaturito a seguito di una perquisizione accurata condotta presso il casolare nella disponibilità dell'uomo, situato nella località micichè di Naro. Durante l'ispezione, i militari hanno scoperto, nascosto all'interno di una botte, un fucile da caccia semiautomatico calibro 12 con matricola a brasa, insieme a 44 cartucce di vario calibro. A Porto Empedocle, i carabinieri della locale stazione, nel corso di un controllo mirato al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento una 35enne del luogo per il reato di abbandono di rifiuti. L'intervento è avvenuto in via Mazzini, dove i militari hanno colto la donna sul fatto mentre abbandonava un materiale
materasso matrimoniale classificato come rifiuto urbano ingombrante sulla pubblica via. Il gesto incivile, oltre a violare le norme vigenti in materia ambientale, contribuisce a creare degrado e rischi igienico-sanitari per la comunità. L'ARMA è costantemente impegnata nel contrasto dei comportamenti illeciti. Arrestato a Palermo il nuovo capo del mandamento di Ciaculli. Arrestato nuovamente Gaetano Savoca, 57 anni, già condannato tre volte per 416 bis. Sarebbe stato lui a prendere le redini della cosca un tempo guidata da Michele Greco, il Papa di Cosa Nostra. La squadra mobile, la sezione investigativa dello SCO, su delega della direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha proceduto all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla giudice per le indagini preliminari nei confronti di Savoca, che secondo gli inquirenti avrebbe assunto coordinamento delle famiglie mafiose che compongono il mandamento di Brancaccio. L'operazione si inserisce nella costante pressione investigativa esercitata nell'area criminale di Ciaculli Brancaccio, storico mandamento di Cosa Nostra, che già il 3 marzo ha consentito l'esecuzione di 8 misure in carcere nei confronti di altrettanti indagati aderenti al medesimo sodalizio, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi. In particolare, le risultanze investigative hanno rilevato la costante influenza mafiosa svolta dall'indagato attraverso riservatissime riunioni e incontri programmati con altri sodali, soprattutto nei settori delle estorsioni e del traffico di stupefacenti, impartendo disposizioni direttive sulle modalità attuative delle attività illecite. Le attività investigative hanno inoltre messo in luce la capacità gestionale nella qualità di vertice mandamentale dell'odierno indagato, esercitata mediante la composizione di dissidi tra gli associati e nel dirimere poi contrasti insorti tra gli affiliati per il sostentamento economico degli associati detenuti, nonché nel condizionamento delle assunzioni di personale presso una cooperativa attiva nei cantieri delle ferrovie. Il contesto delineato si inquadra peraltro nei gravi fatti di sangue avvenuti nella predetta area il 26 febbraio scorso in occasione dell'omicidio in pregiudizio di Giancarlo Romano, uomo d'onore in forte ascesa all'interno della famiglia di Corso dei Mille, ed il ferimento del sodale Alessio Salvo Caruso, con il conseguente fermo di indiziato di delitto di due indagati ritenuti responsabili a vario titolo dell'azione omicidiaria. Nel corso dell'operazione sono state altresì eseguite numerose perquisizioni domiciliari delegate dalla medesima autorità giudiziaria nei confronti di soggetti indagati nell'ambito delle citate indagini per ricettazione e riciclaggio. Approvato dal Consiglio Comunale di Favara il bilancio di previsione 2024-2026 e buone notizie per i lavoratori precari. Giuseppe Moscato. La grande importanza dell'atto che il Consiglio Comunale di Favara si apprestava a votare sta tutta nella commozione del dirigente ai servizi finanziari del Comune, il dottor Gerlando Alba, che è salito sul pulpito per relazionare sulla proposta di delibera, non riesce a parlare con le parole che si fermano in gola. Ieri sera il Consiglio Comunale di Favara ha approvato il bilancio di previsione finanziaria 2024-2026 e il documento unico di programmazione per le stesse annualità, strumento che permette alla Giunta Comunale di programmare le linee guida e l'attività di spesa per il bilancio comunale. Con l'atto approvato ieri, infatti, il Comune di Favara praticamente chiude il brutto periodo che lo ha visto in dissesto finanziario, con l'arrivo di una speciale commissione nominata dal Presidente della Repubblica nel febbraio 2017 per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente. Commissione straordinaria di liquidazione che ha terminato il suo lavoro proprio all'inizio del 2024, dopo circa 7 anni dall'insediamento.
Da allora giunta e consiglio comunale non hanno avuto la benché minima libertà e la scelta per programmare l'attività finanziaria del comune, ma si sono limitati a predisporre e votare bilanci stabilmente riequilibrati e consuntivi. Al momento dell'insediamento dell'amministrazione di Antonio Palumbo, avvenuto nel novembre 2021, erano ancora da approvare i rendiconti dal 2019 in poi e i consolidati dal 2016. In questi 3 anni la Giunta e gli uffici si sono fatti carico della redazione e trasmissione in Consiglio Comunale di ben 16 strumenti finanziari, approvati poi dall'Assise cittadina. Primo beneficio dell'approvazione del bilancio di previsione sarà la possibilità di stabilizzare il personale precario che finalmente avrà sicurezza lavorativa. Il sindaco Antonio Palumbo. Abbiamo esitato il bilancio di previsione 24-26 che ci permetterà finalmente di avere un comune a posto con i bilanci e questo porta e apre una miriade di opportunità per il nostro ente. È stato un lavoro difficile, duro, durato 3 anni, nei quali abbiamo esitato più di 16 bilanci. Eravamo fermi al 2018, non era mai stato esitato un consolidato. Un lavoro enorme fatto dagli uffici, fatto di sacrificio, su soluzioni sulle quali non abbiamo dormito giorno e notte, e finalmente siamo riusciti a portarla a termine. Quali sono i risvolti? Innanzitutto quello delle stabilizzazioni. Finalmente abbiamo la possibilità di poter stabilizzare i nostri lavoratori. Spero e riusciremo entro il 31 dicembre a poter effettuare più quasi 300 assunzioni fra i contrattisti e gli ASU, ma ci permetterà anche di fare le progressioni verticali, figure apicali che nel nostro ente mancano da tempo e che quindi ne sono necessarie. Abbiamo pure programmato delle assunzioni per l'anno prossimo. Quindi un risultato importantissimo, non scontato. Un ringraziamento particolare va sicuramente a due figure fondamentali nella predisposizione di questi bilanci, che sono l'assessore Pier Vaccaro, che oggi non è più assessore di questo comune, perché ha fatto altre scelte lavorative, ma che ha lavorato tantissimo per correndare gli strumenti finanziari, e il suo dirigente Gerlando Alba, che non si è risparmiato giorno e notte, fra mille pressioni e mille difficoltà, siamo riusciti comunque a portare avanti questo risultato. Un risultato che ha richiesto l'impegno di tutti, amministrazione, uffici e naturalmente Consiglio Comunale. Il nostro obiettivo, ha evidenziato la Presidente Miriam Mignemi, è stato anche quello di dare dignità ai lavoratori precari, dai quali dipende l'efficienza e la vita stessa dell'ente comunale. Nessuno si è tirato indietro e tutti abbiamo operato per raggiungere il risultato. Abbiamo proposto e approvato all'unanimità una mozione con la quale il Consiglio Comunale impegna l'amministrazione ad attivare la procedura per la stipula dei contratti a tempo indeterminato entro i termini stabiliti dalla legge, seguendo le indicazioni regionali e nazionali per la stabilizzazione di tutto il personale, contrattisti e ASU, mantenendo per ciascuno la categoria di appartenenza. Insomma, da oggi in poi per il Comune di Favara inizia una nuova vita. Viaggio commemorativo alla presenza delle autorità per i 150 anni della Ferrovia dei Templi, organizzato dalla Fondazione Ferrovie dello Stato a bordo del treno espresso turistico. Domani il raduno al binario 3 della stazione di Agrigento Bassa. Saranno presenti il direttore generale della Fondazione Ferrovie Luigi Cantamessa e il presidente di Ferrovie Treni Turistici Italiani Alessandro Vannini Scatoli. Sacerdote da 18 anni, parliamo del giovane arciprete di Cammarata, Don Davide Trizzino, arrivato a settembre dello scorso anno alla matrice di Cammarata. Intanto sono iniziati i preparativi per la solennità dell'Immacolata, il cui simulacro resterà esposto dal 24 novembre al 15 dicembre. E adesso un ampio servizio di Arturo Cantella sulle conclusioni del convegno che ha riguardato il progetto Valorto. Ecco, la vostra azienda ha portato avanti questo progetto Valorto, valorizzazione di specie orticole e fini nutraceutici. Dopo la prima esperienza, oggi si è arrivati alla conclusione dell'attività agricola. Quali le conclusioni? Dottoressa?
Le conclusioni sono veramente molto molto interessanti e per la prima volta abbiamo coltivato in Europa per fini agroalimentari il konjac, facendo dei mix di farine con risultati veramente molto interessanti che puntano alla nutraceutica, ovvero degli alimenti che migliorano lo stato di salute dell'uomo e che riescono a puntare appunto al benessere. E il fatto che questi risultati li abbiamo ottenuti in Sicilia, nella nostra provincia di Agrigento, nel territorio di Favara, che si è riuscito a mettere in contatto tramite le centri di ricerca con l'Università di Giacarta ed apportare tutti questi nuovi dati nella nostra provincia, è sicuramente per noi motivo di vanto che ci fa ben sperare per un nuovo orizzonte dell'agroalimentare della nostra zona, e questo, con questo noi vogliamo dare anche degli spunti positivi ai ragazzi, alle nuove generazioni che oggi sono presenti al nostro convegno conclusivo, perché questo ci fa capire che la nostra provincia, sicuramente con tante pecche e tante problematiche, può essere anche uno spunto positivo per determinati lavori, e il clima e il pedoclima che abbiamo è sicuramente uno di questi. Dottore Vita, dalla fase di sperimentazione si passerà alla fase di commercializzazione? In questa fase ci siamo fermati alla fase di farine, quindi abbiamo capito se questi prodotti possono essere coltivati in Sicilia, e la risposta per noi molto importante è che ad oggi si possono coltivare. Il passo successivo sarà provare ad addentrarci nella trasformazione, quindi da questi prodotti coltivati passare poi alla trasformazione in pane, biscotti e tutti gli altri derivati che si possono ottenere. Oggi è la giornata conclusiva in cui conosceremo i risultati definitivi del progetto Valorto, un progetto finanziato all'interno della sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 14-22, uno dei 16 progetti finanziati e istruiti qua dall'Ispettorato di Agrigento, che assieme a tutti gli altri rappresentano delle vere eccellenze di ricerca, innovazione dal punto di vista agricolo, nutraceutico e commerciale. Diciamo che questo progetto rispetto ad altri si inquadra per una maggiore praticità e una maggiore utilizzazione oltre la fase di ricerca, oltre la fase del supporto pubblico vero e proprio. Facciamo un consuntivo di questo lavoro avviato nel progetto Valorto, di cui oggi se ne traggono le conseguenze. Allora, come ho detto nei saluti, praticamente sono importanti questi progetti perché debbono fare il passaggio del sistema dalla produzione primaria alla filiera, per cui dico anche questo progetto che dà origine a delle farine che sono delle farine alternative insieme, diciamo, a questo prodotto che è stato importato, il konjac, e quindi ha la possibilità di dare quel valore del glutine con tutte le intolleranze, deve fare passare, diciamo, l'attività agricola da singole attività a condizioni di sistema. Per cui il sistema, in questo caso il sistema agroalimentare, che diventa importante anche ai fini della valorizzazione del prodotto. Quindi se tutti i sistemi, diciamo, anche nelle 16.1 che sono state, diciamo, la maggior parte hanno tutti questo intento, passano nella seconda fase, in questa nuova programmazione, eventualmente da singolo prodotto a prodotti di sistema, potrebbe dare un maggiore valore aggiunto. Questo di qua di Valorto ovviamente è importantissimo, perché inserisce all'interno di un sistema, diciamo, di valorizzazione di quelle che sono le odierne allergie o le odierne sensibilità a tutta una serie di prodotti, per cui, diciamo, diventa molto più semplice e molto più complesso a operare anche in questo settore. La valorizzazione di questo prodotto, ovviamente, diciamo, che dà la possibilità di utilizzare i prodotti senza glutine, diciamo, diventa importante per tutti quei sistemi di alleanza che hanno le nostre realtà. Noi come IEMES abbiamo trovato insieme ai Fratelli Vita e al partenariato la possibilità di sviluppare, e all'assessorato agricoltura e foreste, una possibilità di sviluppare un progetto di ricerca che ci ha impegnati nell'introduzione del konjac, che abbiamo coltivato insieme alla zucca invernale e alla patata dolce, per cercare di trovare nuovi stimoli, nuove possibilità per l'orticoltura siciliana, portando a frutto una serie di risultati in cui l'efficienza d'uso d'acqua è stata la più importante, ma anche la possibilità di realizzare mix di farine per differenti finalità, dalle prestazioni atletiche alla salute gastrointestinale. Abbiamo la possibilità di offrire dei prodotti nuovi, facendo capire che sia importante non solo produrre in campo, ma anche pensare
ai bisogni del consumatore che è sempre più evoluto e cerca nel cibo non solo gusto, ma anche la possibilità di sviluppare una vita lunga e salutare. E ha seguito il progetto Valorto, oggi ci traggono le conclusioni. Sì, oggi è un grande giorno perché noi mettiamo a frutto quelle che sono state quasi 3 anni di duro lavoro che ha visto coinvolti in maniera diversificata e multisettoriale professionalità come gli agronomi, come i patologi in questo caso, come tutti quelli che hanno avuto parte rilevante in questo progetto. Necessario è stato portare le conoscenze adeguate di questi 3 frutti, di cui 2 ne conosciamo abbastanza bene, la patata dolce e la zucca d'inverno, e l'introduzione di questo nuovo tubero, il konjac, che già in Asia è molto utilizzato, ma che sicuramente qui in Sicilia, in Italia, ancora non era stato utilizzato per nessun tipo di coltivazione. Quindi penso che il progetto Valorto abbia portato la possibilità di poter utilizzare specie diverse che crescono in contesti in emisferi diversi anche nel nostro suolo siciliano. Io ho avuto il compito di vedere quali erano le caratteristiche nutrizionali delle farine tratte da questi 3 frutti che abbiamo studiato, e quello che abbiamo messo in evidenza è che queste farine sono un elemento essenziale di quello che sarà il nuovo stile di vita, il nuovo modo di mangiare, la nuova palabilità che possiamo assurgere da farine completamente differenti che vengono mischiate e vengono inserite in contesti nutrizionali completamente differenti. Il progetto Valorto è stato uno dei progetti che il nostro istituto ha sviluppato in collaborazione con quelli che sono la parte operativa delle attività di ricerca, e quindi gli agronomi in questo caso, le imprese agricole più nel dettaglio, e questo ha potuto creare una sinergia tra quella che è la ricerca e quella che sono le attività operative. Figuratevi che a questo progetto hanno partecipato il direttore del nostro dipartimento che si occupa di agricoltura e una nostra ricercatrice che è la professoressa Sonevasto, e tutte e due hanno contribuito insieme alle aziende a creare quei campi sperimentali, quelle lavorazioni, quelle culture. L'istituto li ha supportati con la possibilità di creare una rete, quindi abbiamo potuto creare degli accordi con delle aziende indonesiane che si occupano in quel settore per trasferire quel know-how che noi non possedevamo, ma perché è un know-how che è caratteristico di quei territori. Quindi l'istituto in questo vede molto la possibilità di sviluppare nel futuro ulteriori collaborazioni che si potranno concretizzare con i progetti di filiera, si potranno concretizzare con quelle che sono il nuovo PSR in via di attuazione, e quindi poter dare un contributo al nostro territorio. È importante questo per noi, perché noi come istituto di ricerca ci poniamo tra quelli che sono gli utilizzatori e quello che è la ricerca. Il nostro istituto è a Palermo, in via Miaglia, potete venirlo a visitare anche per avere un'idea di quello che facciamo. Lavoriamo in diversi ambiti, tra cui anche quello dell'agricoltura, ma anche nell'ambito delle tecnologie più evolute, e questo sicuramente può dare un valore aggiunto. Oggi anche il suo contributo a questo progetto Valorto, valorizzazione di specie orticole fini nutraceutici. Ecco, il progetto conclusivo, quali le conclusioni, qual è stato anche il vostro apporto, Presidente? È una giornata importante, oggi arriviamo per la conclusione di un progetto che dura da diversi anni, che ha comportato chiaramente un grande sacrificio di ricerca, di innovazione, soprattutto in un mondo dell'agricoltura che necessita di avere nuove prospettive. L'azienda Vita si è distinta in questo ambito di cooperazione verso l'innovazione con una curiosità verso questi nuovi prodotti che sono diventati realtà per avere una nuova linea di prodotto come materia prima, per arrivare poi a un prodotto finale che possa avere un campo di applicazione completamente nuovo, sia dal punto di vista nutraceutico che diciamo di un nuovo apporto verso un sistema in cui l'agricoltura deve necessariamente innovarsi verso nuovi prodotti per via del cambiamento climatico, per via di una maggiore tutela di quello che è il suolo, vivendo un rapporto anche salutare nei confronti di una nuova alimentazione
che si trova una valida alternativa per problematiche per esempio legate al glutine o al diabete. Quindi proviamo a vivere questa innovazione verso un nuovo modo di approcciarci verso l'agroalimentare che possa essere anche da sprono per il nostro territorio e per una nuova forma industriale che riguarda appunto questi nuovi prodotti. Linea alla regia per la pubblicità. Torniamo tra poco. Un Don Giovanni pirandelliano conquista il pubblico di Agrigento. Vediamo. Beh, il Teatro Pirandello è di una bellezza straordinaria, la buca è di dimensioni non amplissime, ma diciamo che l'acustica è buona e ci siamo arrangiati perfettamente per fare questa produzione di Don Giovanni. È un teatro che la voce corre in una maniera straordinaria, ha un colore di suono veramente calido, ovviamente è più adatto a fare un repertorio classico e sicuramente anche bel cantista, non con un'orchestra più grande di questo, principalmente per le limitazioni della buca. È un Don Giovanni leggermente pirandellizzato perché ho trovato questo fil rouge appunto tra il personaggio di Mozart di Da Ponte e di Pirandello, in quanto c'è il tema della maschera, il tema del fatto che non si capisce mai dove sia esattamente la verità, la pazzia, perché Don Giovanni fa credere a un certo punto che Elvira, uno dei protagonisti, sia pazza. E quindi abbiamo trovato questa chiave di volta con questi giovani interpreti del Conservatorio di Ribera, molto, molto bravi, e abbiamo lavorato bene. Salve a tutti, sono Filiberto Francesco Bruno, sono stato Don Giovanni, quindi sono di Agrigento, quindi per me è un onore essere qui in questo fantastico teatro. È un peccato che non venga sfruttato per le opere perché ha una fantastica acustica che si adatta bene alle voci. Quest'anno la stagione concertistica 2024-2025 inizia in grande forma con il Don Giovanni di Mozart, no? Quindi è una collaborazione tra Fondazione Teatro Pirandello e il Conservatorio, dà l'opportunità di mettere in vista tantissimi giovani, tantissimi artisti appunto che studiano in Conservatorio. Una bella cosa per Agrigento e anche in occasione di Agrigento Capitale della Cultura. Siamo allo sport, calcio, solo voci sul futuro dell'Acragas, ma c'è tanta confusione e i tempi si stringono. Ascoltiamo Carmelo Lentini che ci parla anche della terza categoria con il calcio mercato. Nessuna novità ufficiale in casa Acragas, ma solo voci esterne che evidenziano una grande confusione di notizie. Ricordiamo che l'Acragas è in silenzio stampa. Almeno così si dice. Per cui ciò che si afferma senza una nota stampa, come si è sempre fatto, o che si sente o che si legge, sono solo delle illazioni,
pure. Ora che si sia chiuso un ciclo è abbastanza evidente. C'è solo da salvare il salvabile e le soluzioni dovrebbero essere ponderate con rispetto verso i colori sociali, anche dalla stessa società. Guardarsi attorno in questi momenti così delicati serve a ben poco e non si ritiene che vi siano imprenditori pronti a prelevare il club per amor di patria. Quale soluzione allora? Nei tempi andati si consegnava la squadra al sindaco, che in mezzo a tante problematiche cittadine riusciva a coinvolgere gente disposta a dare una mano d'aiuto. Se anche questa soluzione andasse a vuoto, il baratro è veramente sotto i piedi. Intanto in casa Nissa Nicolò Terranova non è più il tecnico bianco scudato, batte il presidente Luca Giannone. Insoddisfatto dei risultati della sua squadra, ha pensato di esonerare il tecnico mazzarese, che tra l'altro ricordiamo è stato artefice della promozione della Nissa in Serie D, ma precedentemente anche dell'Akragas, e ha provveduto tempestivamente ad ingaggiare un nuovo allenatore. Di chi si tratta? Si tratta di Giovanni Campanella, uno dei tecnici più esperti, più preparati e soprattutto più vincenti della categoria, avendo conquistato in carriera diverse promozioni, esattamente 8. Anche in eccellenza ci sono dei movimenti di mercato, infatti l'Unità Sciacca ha comunicato ufficialmente che i calciatori Piero Congiadi e Gioacchino Niosi, su loro espressa richiesta, hanno deciso di interrompere il rapporto con la società. L'estroso attaccante Concialde dovrebbe accasarsi sempre in eccellenza con l'attuale capolista Athletic Club Palermo, che mercoledì prossimo, 20 novembre, affronterà in Coppa Italia. Scendendo di categoria, in terza, Atletico Favara e Don Bosco hanno vinto a son di reti ed ora guardano tutte dall'alto. Entrambe mantengono un punto di distacco sulla coppia Burgio e Favara Calcio e 2 punti su Atletico Gattopardo e Bovo Marina Montallegro. E ora un servizio sul campionato di Serie B di pallamano maschile con il Girgenti che pareggia con l'Aretusa. Pari spettacolare tra la pallamano Girgenti e l'Aretusa di Siracusa. Il big match del campionato di Serie B finisce 34 a 34. Entrambe le squadre mantengono l'imbattibilità. Allo Sport Village di Agrigento, partita bellissima, tesa, dinamica e veloce tra le squadre più forti del girone. Un tempo per parte e pareggio alla fine giusto. La prima mezz'ora è un dominio della pallamano Girgenti che difende bene e segna con regolarità da ogni zona d'attacco. La squadra del presidente Paolo Vella arriva ad avere anche 6 reti di vantaggio che poi diventano 7 ad inizio di ripresa. Poi il blackout e la conseguente rimonta della Retusa che pareggia, sorpassa e sfiora l'impresa. Il pareggio porta la firma di Kovacevic all'ultimo tiro. In pratica è una partita che eravamo avanti, stavamo vincendo. Purché la Retusa stava veramente giocando bene, ci stava mettendo in difficoltà. Poi l'avevamo persa e alla fine siamo riusciti ad acciuffare per i capelli questo pareggio. E quindi diciamo non sono molto contento di come è andata la partita, perché avevamo iniziato bene e fino a 15 minuti alla fine la partita era, diciamo, la stavamo giocando bene. Primo tempo perfetto della tua squadra, poi nella ripresa la squadra è calata in tutti i reparti, in ogni fondamentale. Ci siamo un po' persi principalmente in attacco, non siamo la squadra avversaria, ha giocato con 7 giocatori in attacco, quindi rinunciando al portiere, e in difesa abbiamo sofferto tanto, ma principalmente non siamo riusciti a giocare in attacco e a trovare delle buone soluzioni. Tutti erano prevalentemente tiri forzati che come al solito delle volte vanno bene, delle volte non vanno bene. È stato bello da vedere, è stata una partita pesante per le due squadre. Aspettiamo questo, no? Però alla fine noi abbiamo sbagliato ese ultimo tiro che poteva essere il gol del vantaggio. Alla fine gli arbitri di là hanno visto un fallo che per me l'hanno lasciato lei da vantaggio, perché alla fine lui ha tirato dove il portiere ha parato e alla fine cada uno c'è il suo pensiero, no? Però è stato bella di vedere questa partita così. Per voi un primo tempo sottotono, meglio nella ripresa? Sì, il primo tempo stavamo
vedendo qualcosa nuovo da fare contro loro, vediamo come andava, ci provavamo tante cose che alla fine dopo abbiamo cercato la forma di battute a loro. Quindi nel secondo tempo abbiamo detto va, ci proviamo questo, dopo ricominciamo a fare un gioco che pensava che io andava bene, dove dopo alla fine si è visto che sì, stavamo provandolo e stavamo andando bene, come l'anno scorso che abbiamo fatto la stessa giocata. Quanto amore in bocca le lascia questo pareggio? Troppo. Alla fine noi abbiamo sbagliato tanto che fare questo pareggio è un merito enorme, io lo valoro così, lo valoro dal punto di vista mio, dove abbiamo sbagliato tanto che dico la partita sarà meritata in loro, no? Alla fine tanto sbaglio ti perjudica e diciamo che per me questo pareggio è tantissimo. A fine primo tempo cosa ha detto ai suoi ragazzi? Al fine del primo tempo abbiamo lavorato una cosa nuova dove dopo gli si è detto ragazzi dobbiamo giocare al nostro gioco dove abbiamo arrivato qua, nel senso tutto l'anno scorso abbiamo già lavorato un schema, questi anni arriviamo con un schema già fatto, gli si è detto ragazzi dobbiamo fare il nostro schema, non fare un altro schema, non so perché i ragazzi non si trovavano bene, non cercavano fare il gol, il tiro e alla fine le tagliamo subito il gioco questo che stavamo facendo male e questo è lo che ha fatto dopo ricominciare di nuovo. Avete sprecato 7 gol di vantaggio e avete pareggiato all'ultimo tiro. Che partita! Una bella partita, una grande partita, Davide. Purtroppo resta un po' di rammarico perché in effetti la tenevamo in mano, l'abbiamo gestita per quasi la totalità della partita, però alla fine lo sapevamo che loro non mollano mai, sono giovani, tecnicamente forti. Un plauso a loro e un grande plauso pure alla nostra squadra perché hanno dato tanto, il pubblico meritava qualcosa in più, mi rimane veramente un po' molto rammarico perché il pubblico meritava una bella vittoria, speriamo di darla nel proseguo del campionato. Che cosa è mancato al Girgenti? È mancato un po' di lucidità negli ultimi momenti, negli ultimi minuti perché non voglio dire qualche decisione arbitrale perché in effetti ci sono stati degli errori, qualcosa che non è andata. I ragazzi sono innervositi, questo lo dobbiamo un pochettino curare questo aspetto perché alla fine sapevamo pure che loro cercavano di colpirci principalmente magari provocando, facendo qualche fallo e noi purtroppo qualche volta ci siamo cascati e abbiamo beccato qualche 2 minuti pesante. Presidente, ha vinto lo sport oggi, bellissimo spettacolo tra Pallamano Girgenti e Aretusa, pareggio giusto? Pareggio giustissimo, abbiamo subito un fallo, un infortunio pesante su Simone Saitta e quello ci ha penalizzato per l'intera partita perché eravamo 6-7 punti avanti. Simone ha un ruolo importante, è qui con noi per ricoprire questo ruolo e purtroppo è mancato ed è mancata una vittoria. Giusto il pareggio, un plauso a questi ragazzi dell'Aretusa che hanno fatto una buona e pulita palla a mano. 7 gol di vantaggio, lascia tanto amare in bocca questo pareggio. Eh sì, lascia l'amare in bocca, però voglio dire, alla fine questo secondo ci ha, tra virgolette, premiato con questo rigore che è andato a rete. È un pareggio, penso che faccia vincere lo sport e chi come noi e come una società come la Aretusa fa sacrifici per fare palla a mano. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.